Si è rinnovato anche quest'anno a Teramo l'antico rito della processione della Desolata all'alba del Venerdì Santo e con essa si è rinnovata anche la partecipazione convinta dei tanti fedeli. La folla di pellegrini, circa un migliaio, hanno percorso le vie del centro cittadino al seguito della statua lignea della Madonna, nel corteo religioso più sentito dai fedeli teramani che si rinnova dal 1260. Nell'immaginario dei devoti essa rappresenta l'angoscioso peregrinare della Madre di Cristo alla ricerca del figlio condannato a morte. Il corteo si avvia con la statua dell'Addolorata per il giro delle sette chiese che rappresentano i sette dolori della Madonna. Non c'è la banda, solo un gruppo di donne velate di nero che cantano canti della passione tipicamente teramani. Il vescovo di Teramo Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi, ha guidato i pellegrini e i parroci nel peregrinare della Madre di Cristo, accompagnato dai componenti della confraternita dei Cinturati che organizza la processione mattutina. Della predicazione del Vangelo.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Thank you.
annuncia l'opera del tuo figlio e i tuoi dolori per la sua passione. Tu, che hai la coppa nel tuo cuore lucente a spada di dolore, donaci di comprendere il sacrificio di Gesù Cristo e di seguirlo come discepoli fedeli. Alleluia, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è l'ora della nostra morte. Difendendo da ogni insidia la vita del tuo figlio, sostieni quanti si impegnano per proteggere i fratelli più deboli. Ave Maria. Illuminata e riverita è entrata nelle chiese del Cuore Immacolato dello Spirito Santo, Madonna delle Grazie, Sant'Antonio, Santissima Annunziata, stazionando invece all'esterno delle due parrocchie ancora ferite dal sisma e inagibili, San Domenico e del Carmine, fino al rientro in Duomo dopo circa 3 ore di rito.
Di Teramani la suggestione creata dal corteo dietro la Vergine in una scenografia buia alla partenza della processione e mano a mano illuminata dal sorgere del sole è rimasta intatta negli anni. Questa processione, unica in tutto l'Abruzzo, è una delle prime rappresentazioni sacre nate in regione. La sua origine si deve alla confraternita della Madonna della Cintola. Essa nacque verso il 1260 ed ebbe inizialmente sede nella chiesa, oggi scomparsa, di San Giacomo, da cui poi alla fine del secolo si trasferirono nella vicinissima chiesa di Sant'Agostino, dove ancora oggi ha sede. È proprio durante questo spostamento, quindi verso il 1290, che nacque la processione della Desolata. Questo particolare rito, semplice e commovente, rappresenta il disperato cammino della Madonna alla ricerca del figlio condannato a morte e per questo anche il dolore di tutte le madri che hanno perso il proprio figlio. In ognuna di queste chiese la Madonna entra per cercare suo figlio Gesù e nelle prime sei chiese non lo trova, ma quando la processione arriva all'ultima chiesa la statua della Madonna entra e questa volta trova finalmente suo figlio Gesù morente. E certamente questo è il momento più struggente di tutta la processione, e cioè quando la Madonna si ricongiunge al figlio. La Madonna sosta per parecchi minuti in questa chiesa e dopo aver dato l'ultimo saluto al figlio esce dalla chiesa e riprende il suo percorso, rientrando in Duomo. Testimoniato fraternamente a tutta la città, il silenzio di un popolo che ha camminato nella città per ricordare a tutti che il Signore Gesù era presente nei tabernacoli e presente nella sua città. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Che abbia fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La celebrazione finita. Andiamo in pace. Grazie a Dio.